Buongiorno, ben trovati e bentornati al secondo appuntamento dei nostri saggi virtuali. Oggi è 25 aprile, sabato, e so che sabato scorso è stato molto apprezzato il nostro saggio, il nostro primo appuntamento, e quindi noi andiamo avanti su questa strada. Oggi ci saranno altri ragazzi che si esibiranno per voi e adesso ve li elenco nello specifico. Allora, avremo innanzitutto Martina Belviolandi, che ci farà ascoltare un piccolo valzer di Chopin dell'opera postuma e due brani di Stravinsky tratti dall'opera Le Cinque Dita. Dopodiché ci sarà Alessandro con la Grande, con il primo studio di Chopin dell'opera postuma tratto dai Trois Nouvelles Études. Poi avremo Ara Kim, che ci farà ascoltare di Bach la Sarabanda tratta dalla Seconda Suite francese. Seguirà Carlotta Cabrini con anche lei un valzer di Chopin dell'opera postuma. Martina Cavalieri con la seconda rapsodia opera 79 di Brahms. E per finire un duo a quattro mani delle sorelle Sofia e Federica Masina che ci faranno ascoltare la sonata di Poulenc per pianoforte a quattro mani. In questo caso devo ringraziare la collega e amica Maria Grazia Petrali perché Federica è allieva di Maria Grazia, mentre invece Sofia studia con me. Bene, io vi auguro un buon ascolto, spero che stiate tutti bene e ci vediamo poi la prossima settimana, sempre alle ore 17, sabato prossimo. Bene, grazie mille, a presto! Ciao a tutti, sono Martina e oggi vi suonerò tre brani. Il valzer numero 18, opera postuma di Chopin, e due brani tratti dalle Cinque Dita di Stravinsky in 7 e 8. Buon ascolto! Thank you.
lo studio numero 1, opera postuma, di Chopin. Ciao, sono Ara e suonerò la sarabanda delle suite francesi. Grazie e buon ascolto. Sono Carlotta e suonerò il valzer di Chopin, opera postuma 4A numero 13. Thank you.
sono Martina Cavalieri e oggi suonerò la seconda rapsodia dall'opera 79 di Brahms. Buon ascolto. Thank you.
a tutti, io sono Sofia. E io sono Federica. Oggi vi presentiamo la sonata a quattro mani di Poulenc. Thank you.